sui social e sulla rete si trova di tutto. Si trova qualcuno che sostiene che la Terra è piatta, che la Luna non esiste, che i Beatles non sono mai esistiti. C'è un signore che sostiene, con anche diversi seguaci, che nell'aeroporto di Denver, in Colorado, c'è la sede sulla Terra del demonio. Quindi, così come si trovano queste scemenze, se ne trovano tantissime anche sui vaccini. E giustamente un genitore si terrorizza. Allora, il mio consiglio è: scegliete le fonti. Guardate chi è la persona che parla. Se io in questo momento vi dicessi di essere il recordman dei 100 metri piani e vi raccontassi che ho fatto il record dietro casa mia cronometrandomelo da solo e l'ho pubblicato sul mio sito internet, ci credereste? No, sarei un millantatore. Guardate chi parla, guardate il curriculum di chi parla, guardate la reputazione di chi parla. Vedrete che nessun medico con una reputazione, con una posizione rilevante, un professore universitario, un primario di un ospedale, uno studioso che ha un curriculum dimostrato e documentato, beh, nessuno vi dirà cose diverse da quelle che vi dico io. Troverete invece persone che non hanno alcuna rilevanza scientifica, che non hanno alcuna reputazione da difendere, che raccontano queste bugie. Da queste dovete stare lontani, perché sono pericolosi e possono, nel peggiore dei casi, portarvi a fare scelte pericolose per i vostri bimbi, ma anche nel migliore dei casi vi portano via la serenità e portano a essere preoccupati, a vaccinare col terrore, e la serenità è un bene da difendere all'interno di una famiglia. Per cui state lontani dai cialtroni, alla fine è molto facile identificarli.